la calma priva di rancore, la dignità priva di disprezzo, con le quali Violetta rispondeva a tutti i miei attacchi e che ai miei occhi la rendevano superiore a me. Mi irritavano ancora di più contro di lei. La invitai a casa mia per un chiarimento. Lei venne, mi disse che non poteva spiegarmi il perché di quella scelta, che era un sacrificio che avrei capito solo dopo, mi disse, solo dopo la sua morte. Oddio, la sua morte. La passione, la dolcezza, la nostalgia ebbero il sopravvento. Era la consapevolezza che le nostre vite non potevano che stare unite. Nonostante le ombre della morte e della dissoluzione spandessero ovunque i loro segni. Ci amammo ancora quella notte. E poi mi sedetti accanto a lei, cercando di placarla con le mie carezze. Non diceva una parola, però mi sorrideva. Oh. È stata una gran strana serata qui. Violetta ardeva di febbre. Ci amammo tra le lacrime. Tutta la vita di Violetta sembrava fluire nei baci di cui mi copriva. Ma il giorno dopo non mi volle ricevere. Annina, imbarazzata, mi disse: Madame non può riceverla, e perché? Perché il barone Dufol è con lei e mi ha dato ordine di non far passare nessuno. Mi sentii gelare il sangue. Ritornai a casa, pazzo di gelosia. Presi una banconota da 500 franchi. Vi unii un biglietto che consegnai ad Annina. Oh, ve ne siete andata così presto stamattina che ho dimenticato di pagarvi. Eccovi il prezzo di questa notte.